in tutto questo percorso di resistenza, di cittadinanza attiva, fortemente ideale, fortemente politico. Molto spesso anche come persone, volontari oppure operatori direttamente coinvolti in questi processi, in queste decisioni, ti viene appunto sempre comunque il dubbio dicendo il mondo sta andando da un'altra parte, noi che siamo tra virgolette sempre contro. Comunque abbiamo scelto sempre di stare dalla parte del torto quando gli altri si davano o si riconoscevano una ragione. Dalla parte del torto, del torto, del torto. Sento la contraerea che spara. Si spara un po' dappertutto, ci sono molti braccianti. Si spara anche molto vicino. Abbiamo sbagliato strada per rientrare in Kosovo e siamo passati in territorio serbo dopo 20 giorni dalla fine dei bombardamenti. Ci hanno arrestato, eravamo senza visto, i serbi erano tutti paramilitari appena ritirati dal Kosovo. Mi sono trovato davanti a delle persone che probabilmente avevano commesso dei crimini di guerra sia in Kosovo sia in Bosnia. Hanno cercato anche di terrorizzarci anche a noi. Andando via da questo posto, l'unico ragionamento che sono stato in grado di fare è stato questo: se io usassi i luoghi comuni adesso, come molta parte di persone, direi ecco, i serbi sono dei cattivi, però ho pensato anche all'altra parte della popolazione serba che non c'entra niente con queste cose. Ricordo molto forte questa sensazione che si provava quando per esempio si partiva con un convoglio e si andava da Spalato, che era una zona diciamo di contorno alla guerra, e si andava magari a Mostar, eccetera. C'era un momento in cui sentivi un cambio di percezione, cioè adesso siamo nella guerra. E vado a trovare mio padre che si trova in questo villaggetto che appunto è sul confine tra la Croazia e la Bosnia. E arrivo lì e lui a casa non c'è, c'era solo mia nonna, e chiedo: beh, papà dov'è? Ah, è lì nel bosco che combatte. Come combatte? E lì al momento mi sembrava veramente una barzelletta. Cioè, in un contesto di guerra si altera completamente la percezione che abbiamo nella realtà, quasi a livello sensoriale. Io sono scesa dal treno sentendo i spari da lontano, tutta la gente che faceva segno via, 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 e mi sembrava che stessero girando un film, davvero, cioè, perché all'epoca appunto c'erano ancora produzioni di film sui partigiani, cose varie, insomma. È il racconto di persone che ti dicono: una mattina ho cominciato a sentire sparare e non riuscivo a capire che cos'era. Le cose che oggi racconti e quando le dici ad alta voce te ne rendi conto di quanto sono assurde, e ti ricordi te stesso dentro questa cosa, dentro una situazione così, che era la cosa più normale di questo mondo. Ci si rendeva conto che la guerra era una cosa che gli era caduta addosso esattamente come potrebbe cadere addosso a chiunque di noi. Il giorno dopo che sono uscito da questa cosa, sono stato presente a un funerale albanese, kosovaro albanese, con 70 morti di una fossa comune,
E guardando le foto di queste bare, di ragazzi giovani, guardando le loro facce, io pensavo, abbiamo trovato le stesse persone, io sono stato fortunato, sono ancora vivo, voi no. E quindi non c'era possibilità neanche all'inizio quasi di portare nessun tipo di aiuto, perché tutto era talmente difficile, poche organizzazioni umanitarie, quello che veniva era comunque poco. Quando Mostar Est ad esempio era completamente isolata, sono stati 100 giorni terribili, senza la presenza neanche dell'ONU in Mostar Est, e si era ottenuto con una trattativa, quello che ha partecipato, che i due eserciti ci davano 2 ore, 2 ore e mezza di tempo per fare questo trasporto di carico d'aiuto, e si è andati con dei camion correndo un rischio indifferente, è andato a sminare la strada che arrivava a Mostar attraverso l'aeroporto. Lavorare durante o vicino alla guerra e subito dopo la guerra non è mai normale, non è mai normale per le situazioni disperate, tristi, che si vedono e che si subiscono. Primo soldato uccide sul colpo Guido Puletti con 5 colpi. Fabio Moreni e Sergio Lana vengono falciati da raffiche di mitra. L'ultimo colpo mi ha colpito i pantaloni e io ho pensato di buttarmi in un torrente, dando l'impressione di essere stato colpito a morte. C'era un problema di accesso per ragioni di sicurezza. Una delle cose che sbloccò il meccanismo e che anche motivò il governo italiano a supportarci in questo tentativo di creare un canale di accesso per i gruppi italiani e per i loro beni verso la Bosnia fu anche l'episodio che accadde ai 3 volontari bresciani che furono uccisi nella strada verso Zavidovic. Il crimine del 29 maggio poteva essere riconosciuto come crimine normale, quindi un eccidio a scopo di rapina. La nostra azione di giustizia è stata proprio rivolta al fatto di riconoscere questo crimine come un crimine di guerra. Quindi noi stavamo allora facendo un'azione politica di intervento umanitario. C'era stato un tentativo di utilizzare i mezzi dell'ACNUR, però era un po' fallito perché l'ACNUR non era particolarmente favorevole a operazioni così bilaterali, che non capiva sostanzialmente, cioè c'era un piano di distribuzione, andare da mangiare a tanta gente, a tot persone. Abbiamo la nostra pipeline, i nostri canali di distribuzione, quindi se voi c'è la roba da darci grazie, però non è che potete dirci dove portarla. Per noi invece era un punto qualificante, perché ci tenevamo che insieme ai convogli si costruissero rapporti tra i gruppi italiani che donavano i beni e le comunità locali. Questa città ci ha interessato perché ancor prima dell'inizio del conflitto, quindi ancor prima del 92, alcuni nostri amici della Valtrompia, una valle qui vicino, avevano ospitato e conosciuto dei cittadini di Zavidovici, dei ragazzi giovani che erano venuti in Valtrompia per fare i boscaioli. E quindi abbiamo ricevuto l'appello di questi nostri amici che sotto i bombardamenti ci chiedevano una mano.
fronte a certe cose uno si lascia prendere da un grande senso di impotenza e può fare poco se non metterti in gioco in prima persona. E la guerra in ex Jugoslavia è stata l'occasione per cui potevi rimboccarti le maniche e partire, insomma. E questa cosa qua penso che sia un po' la chiave di quello che è successo in ex Jugoslavia. Molti di noi che fino a quel punto magari avevano fatto solo politica, avevano fatto delle cose nel nostro territorio, hanno improvvisamente capito che bisognava aprire un attimo gli occhi, le porte, i confini e cominciare a pensare anche al vicino nostro proprio di casa. Questo mix di conoscenze e di rapporto che comunque molte persone avevano con la Jugoslavia, insieme al fatto che il movimento pacifista aveva un'occasione e un'esigenza sua interna, dopo tutto il lavoro straordinario fatto negli anni precedenti di testimonianza, di discussione pubblica sui temi della pace e della guerra, era il momento di confrontarsi direttamente con la guerra e anche con il cosa fare di fronte alla guerra concretamente. E diciamo che la nascita è stata legata allo sviluppo, all'attività dell'ufficio di Spalato. Quando mettemmo l'ufficio di Spalato, diciamo, oltre agli organismi nazionali, tutti noi gruppi eravamo impegnati affinché l'ufficio potesse lavorare, a stabilire i contatti. Questa volontà, diciamo, di essere protagonisti di una cooperazione che non fosse semplicemente la cooperazione degli specialisti, ma fosse la cooperazione, diciamo, della gente di buona volontà, insomma, dedita a un impegno civile che in ex Jugoslavia ha dimostrato coinvolgere tantissime persone. È quello che abbiamo chiamato anche poi ultimamente lo spirito di Spalato, cioè un protagonismo diretto, se vuoi anche un po' disordinato, anche un po' caotico, ma dei gruppi, dei comitati realmente, reale, ecco. Bisogna unire alla, posso dire, capacità di fare una buona cooperazione, di fare un buon intervento umanitario, per cui servono bravi professionisti, bravi tecnici, bravi esperti, bisogna fare bene il proprio lavoro, eccetera, eccetera. Tutto questo, diciamo, se non si unisce a questo, diciamo, poi questa motivazione, questo spirito di partecipazione, questo volontariato, il rischio è che appunto si perda un po', appunto, anche l'efficacia, perché il fatto di avere tanti gruppi, tante persone, una partecipazione regolare ti garantisce anche una maggiore ampiezza del tuo intervento. Sì, rendere possibile questo trasporto e rendere possibile la partecipazione al trasporto da parte dei comitati e dei gruppi che avevano fatto quello e quindi poi di favorire la cosa più importante, che al di là del portare gli aiuti era il contatto con quella rete informale che c'era in ogni situazione, che era una rete, diciamo, democratica, contro la guerra, non nazionalista, con cui ci siamo subito messi in dialogo nelle situazioni in cui lavoravamo. I gruppi italiani consegnavano la loro roba fondamentalmente ad Ancona, la maggior parte, o spesso la roba veniva in un magazzino centrale ad Ancona tramite una collaborazione con il Ministero della Difesa italiano, che mandava i camion a prendere la roba dei volontari, e poi con una convenzione con il World Food Program il viaggio dei beni da Ancona a Spalato veniva pagato dal governo italiano tramite World Food Program. I beni andavano nel magazzino della cooperazione italiana, che poi con i suoi camion da un certo punto in poi li consegnava nel posto che però era indicato dai gruppi che avevano donato i beni, e spesso con la possibilità di mandarci anche delle persone. Il significato è quello di portare fondamentalmente la tua esperienza, il tuo modo di intervenire dal basso, perché te, persona normale, parli con le persone normali, non parli con un sistema politico o una struttura organizzata. Fare qualche cosa per là, ma anche per qua,
perché qui si avesse consapevolezza, quindi unire qui e là. E anche questo è nella logica di CS, cioè come che poi dopo ho imparato a chiamarsi cooperazione decentrata, che significa unirsi tra persone, istituzioni, organismi che hanno delle cose in comune. La cooperazione decentrata è quando fa tutto da te, quando ti prendi e non sta dietro a cercare chissà quale finanziamento, dove lanci un appello, dove la gente risponde a questo appello e ne costruisci te i legami tra le persone. È veramente cooperazione centrata se davvero si mette in collegamento pezzi della società civile nostra con quella di là, se si stabilisce proprio una rete fattiva, no, di collaborazione, di incontro tra questi pezzi simili, diciamo, medici con medici, insegnanti con insegnanti, gli anziani, i giovani. Ecco, questo era per noi cooperazione decentrata. Va bene, la prima fase della crisi in corso, quindi la fase immediatamente precedente all'intervento della NATO, e durante l'intervento della NATO sono arrivati soprattutto quindi kosovari albanesi. C'è stata la fase della pressione della polizia serba, dell'esercito serbo verso kosovari albanesi. A un certo punto arrivano i rifugiati in gran numero e siccome quelli che gestivano il CS erano fra i pochi campi profughi già pronti, il CS viene pienamente coinvolto, direi in certi momenti travolto. Lo Stato italiano emanò un decreto legge che assicurava una protezione, un'immediata protezione, quindi l'immediato rilascio di un permesso di soggiorno per le persone che scappavano dal Kosovo, quindi per gli albanesi, kosovari, arrivati in Italia era possibile subito avere un permesso di soggiorno e c'era la possibilità subito di lavorare con un permesso di soggiorno per motivi umanitari. L'ICS denunciò subito l'operazione ideologica della missione Arcobaleno, cioè spostare, no, l'attenzione dal fatto che il nostro paese stava bombardando popolazioni inermi nel cuore dell'Europa diciamo alla sofferenza, no? E quindi allo sforzo umanitario. Una volta finito l'intervento, quando sono cominciati ad arrivare sulle nostre coste soprattutto rom kosovari, quindi quando gli albanesi hanno cominciato gli interventi di pulizia etnica, il governo italiano ha subito interrotto, ha subito diciamo, stoppato quel decreto, per cui diciamo, la forma di protezione verso i rom sono, cioè i rom potevano soltanto chiedere asilo politico ai sensi della Convenzione di Ginevra per un po', dopo un po' la polizia di frontiera impediva addirittura la possibilità di chiedere asilo, quindi per molti poi scattava l'espulsione. Quello che si è fatto è stato gestire questi campi. Come si è fatto credo che sia l'aspetto importante, nel senso che abbiamo cercato di mettere in pratica delle cose che si dicono, anche se spesso rimangono slogan, quindi la partecipazione dei profughi nella gestione dei centri collettivi dove abitano, cercando quindi di farli diventare il più possibile protagonisti. CS in Kosovo, nella seconda fase, CS era presente in Kosovo anche prima, no, dei bombardamenti della NATO sul Kosovo e faceva delle cose. Nella seconda fase CS lavora quasi esclusivamente dove è rientrato insieme ai profughi,
e quindi doveva dei legami forti con le comunità dei rifugiati che sono rientrati, e questo è una cosa che aiuta moltissimo poi nel lavoro che si fa dopo. È chiaro che in qualsiasi caso dopo un'emergenza c'è una fase di ricostruzione e di intervento sullo sviluppo, ed è strettamente legata. Nei 2 anni successivi, 3 anni successivi, ancora oggi, non è che fa qualcosa di, non è che ha fatto delle cose specifiche, ricostruire tutte le scuole in un certo ordine in Kosovo, ma soprattutto fa un lavoro, direi, di advocacy, cioè sta nelle comunità e cerca di lavorare nelle comunità e di fare le cose che servono alla comunità senza una specializzazione, diciamo così, tematica. C'è l'emergenza casa, infrastrutture o queste cose qui, e subito dopo però ti ritrovi con, non dico tutta la popolazione, ma gran parte o parte della popolazione che ha bisogno di un sostegno a livello proprio di sviluppo umano, perché gran parte di queste situazioni di emergenza di cui stiamo parlando noi si svolgono, sono causate da guerre, e una guerra comunque lascia dei danni inimmaginabili dentro le persone. Ma fra 10 giorni noi abbiamo cominciato a piangere perché abbiamo paura. Stare in mar nave 10 giorni non è mai fatto. Dopo 15, dopo 20, noi non sappiamo dove andiamo. È una persona che è titolare dei nostri stessi diritti, che è nato in un altro paese, quasi incidentalmente, che di fatto si trova a vivere in mezzo a noi. Nazionale Asilo nasce, è nato circa 2 anni fa, per un semplice motivo, perché i richiedenti asilo restano in giro un po' abbandonati a se stesso per molti mesi, in genere fra 1 anno e 2 anni, in attesa di avere la convocazione dalla Commissione Centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato. Il nostro modello, molto artigianale all'inizio, andava a cozzare in maniera incredibile con i modelli della legge Puglia, vale a dire la legge che ha istituito i grandissimi centri di prima accoglienza proprio in Puglia e poi successivamente in Calabria. Il valore aggiunto di lavorare in una rete, appunto, cioè per ICS, appunto, la possibilità di avere contatti con associazioni, con gruppi, con soggetti in tutto il territorio nazionale. Per cui in un certo senso era possibile da una parte seguire le persone che si rivolgevano ai nostri uffici anche nei loro spostamenti sul territorio nazionale, cercare di orientarli anche se si trasferivano, non so, in Veneto piuttosto che in Piemonte. Coordinamento con le associazioni che lavoravano in quei luoghi. Questi centri enormi dove venivano ospitate centinaia e centinaia di persone, all'interno dei quali le persone perdevano ogni forma di individualità, no? Erano persone massificate, erano i profughi, gli stranieri, erano anzi in maniera più brutale gli extracomunitari. Fuori dalla vita delle città e dei paesi in cui queste persone stanno lì, aspettano, hanno forse il riconoscimento dello status di rifugiati e poi devono cominciare da zero l'inserimento nel territorio. Io più che accoglienza la vedo proprio un sistema di integrazione, provare in pratica che cosa si deve fare, perché spesso facciamo della teoria e in realtà dobbiamo vedere come si può integrare
o comunque aiutare le persone a trovare la loro strada in Italia. Quindi la prima accoglienza bada solamente alla sopravvivenza delle persone, alla cura anche medica nei casi in cui ci sia necessità. La seconda accoglienza guarda anche un po' più in là, cioè oltre alla vita e all'alloggio, cerca di impostare le cose in maniera tale che le persone poi possano sviluppare un percorso di integrazione sul territorio. Il concetto anche di accoglienza integrata, no? L'accoglienza con questi servizi di base, il letto, il cibo, il vestito pulito, e a questi, diciamo, servizi di base affiancati degli altri servizi. E noi lo dimostriamo tutti i giorni che si può fare in maniera non traumatica, non è difficile, bisogna seguire le persone, però questo è una scommessa fatta con gli altri. Abbiamo condotto da un anno a questa parte, direi con continuità, la campagna del diritto d'asilo, una questione di civiltà. Quindi raccogliendo tante firme con diverse iniziative. Si sta inseguendo una legge sull'asilo che non c'è ancora. C'è una serie di elementi oscuri che sono lasciati poi alla burocrazia locale da risolvere e spesso sono del tutto insoluti. E ICS ragiona su questo e cerca di fare un lavoro di lobby, no? Parola, di pressione molto forte con le istituzioni sia a livello locale ma anche molto e soprattutto a livello nazionale per l'ottenimento di una legge sull'asilo. Solidarietà un lusso, è un po' mettere in gioco se stesso di fronte a qualcosa che ti sembra estremamente ingiusto. La solidarietà può essere un lusso, nel senso che può essere uno strumento, a volte interpretata come uno strumento che popolazioni ricche utilizzano per ridistribuire un pochino gli avanzi della loro ricchezza per sistemarsi un pochino la coscienza nei confronti di popolazioni meno ricche. Tutte quelle cose che ti fanno scattare dentro l'indignazione, no? E allora dici, devo fare qualcosa anch'io perché non è giusto. Se si allarga un po' lo sguardo, poi magari si può capire anche che senza ricchi ricchi non ci sarebbero poveri poveri. E viceversa, e quindi forse la solidarietà va riguardata in un'altra ottica un po' più allargata. Non penso sia solidarietà e dare 1.000 lire a uno che ti pulisce il vetro, no? Perché qualcuno è anche quello. È uno degli strumenti chiave della democrazia. E la parola che collega le due cose, da solidarietà all'idea della democrazia, è il fatto che non ci può essere solidarietà senza partecipazione. Per cui tu fai solidarietà politica interagendo in luoghi dove altri fanno guerra politica o colonialismo politico, e questo devi essere consapevole per non entrare nella rete di quelli che usano la guerra. Solidarietà, perlomeno nella tradizione politica italiana, coincida proprio con un'idea di politica. In senso stretto non è un lavoro politico, come si intende la politica normalmente, perché io non ho riferimenti politici di nessun tipo e quindi in questo senso no. La solidarietà deve essere un atto politico, assolutamente. Bisogna solo capire che cosa intendiamo per politica.
Però certamente io ritengo di fare politica sociale, politica verso le persone, questa è politica, perché facciamo vedere come bisogna poi in realtà agire nella società. Nel momento in cui ti metti in campo attraverso una visione dell'altro e della società di un certo tipo, tu intervieni in un ambito politico. Perché la politica dovrebbe interessarsi dei problemi dei cittadini, dei problemi della società italiana, e noi ci interessiamo. Convinta che un altro mondo sia possibile, e se quelli come noi non si spendessero come si spendono, sarebbe comunque molto peggio. Abbiamo avuto un ruolo a Genova, avevamo una sede a Genova, e quindi a Genova abbiamo organizzato la logistica, faceva parte un po' anche delle nostre mansioni in fase di conflitto, e purtroppo lì si è rivelato essere uno di questi contesti, ma nostro malgrado. Le situazioni che ti cargano un casino, che ne so, pensa al Social Forum a Firenze, no? Sembrava di toccare il cielo con un dito, no? Un po' passa, no? Perché... Dove sono tutti quelli del Social Forum di Firenze? No? Dopo 10 anni dalla parte del torto, rimango fermamente e cocciutamente convinta che di non avere alternative, che se non facessimo quello che facciamo abdicheremmo a un ruolo eticamente responsabile dell'essere persona. Cioè, per non essere eccessivamente negativo, penso sempre che forse sottoterra c'è gente che continua a lavorare. Deve essere così per forza, anche se non è palpabile, se non ti coinvolge a livello emotivo, però le cose secondo me continuano a gonfiare sotto, a lavorare, prima o poi scoppiano. Questi movimenti sono, se dire, parte di noi stessi, nel senso che noi stessi siamo parte di questi movimenti, quindi si tratta di realtà molto diverse tra di loro, si tratta di esperienze anche molto diversificate. Però diciamo, ovviamente movimenti che si battono contro la guerra, contro il neoliberismo, che vogliono affermare la possibilità di costruire un altro mondo, non possono trovare l'ICS come diciamo, una componente fondamentale diciamo, di questo processo. Che si parli di conflitti, che si parli di solidarietà internazionale, che si parli di come fare cooperazione, che si parli di integrazione europea, che si parli di sviluppo sostenibile, di integrazione sociale e quant'altro, sono tematiche che noi affrontiamo quotidianamente nel nostro lavoro. E quindi nel movimento abbiamo trovato sicuramente uno spazio nel quale potevamo dare un contributo. Abbiamo le stesse finalità, gli stessi obiettivi, nel senso che noi facciamo un lavoro preciso, specifico, puntuale, in un determinato settore per costruire, per dirla con uno slogan, un mondo diverso. E il movimento fa la stessa cosa in generale, quindi noi siamo, non c'è bisogno che noi decidiamo di esserci, noi siamo oggettivamente una parte del movimento, dovremmo assumere più consapevolezza. Thank you.
e mezza, in questo momento è cominciato l'attacco su Baghdad. E due giorni dopo la fine dei bombardamenti abbiamo attraversato il confine tra la Giordania e l'Iraq con un impegno straordinario dei gruppi delle associazioni di CS che si sono prodigate nella raccolta di fondi, nell'invio di risorse che ci permettessero di mettere in piedi un primo convoglio umanitario. Dice che l'ICS nasce per coordinare gli interventi delle organizzazioni che lavorano nei territori dell'ex Jugoslavia. Ma nell'assemblea di Rimini nel 97 c'è un cambiamento, il cambiamento è questo, che l'ICS decide di uscire, posso dire, dal limite del suo intervento in ex Jugoslavia e decide di caratterizzarsi come coordinamento di organizzazioni che intervengono su varie aree geografiche. Il discorso Iraq e Medio Oriente in generale sta comunque in un discorso più ampio della scelta di ICS di intervenire non, come dire, nell'emergenza in giro per il mondo purché sia un'area di conflitto inseguendo appunto guerre o altro, ma dire di mantenersi sull'area del bacino mediterraneo, Balcani e Est Europa, che potrebbe voler dire anche Cecenia o Georgia o altri paesi ex URSS dimenticati ma pur sempre in conflitto. Per quella che è l'identità di ICS, a fronte di un contesto in cui nuove emergenze continuano ad affacciarsi in spicchi di mondo che sono molto vicini a noi, ICS non può dimenticare di essere un'organizzazione che è nata in un contesto di emergenze, che si è occupata di emergenze, che deve continuare a occuparsi di emergenza. Io credo che in questo momento sarebbe molto utile che ICS potenziasse, diciamo così, la sua analisi, il suo intervento sul tema della guerra, perché penso che nei prossimi anni purtroppo la guerra sarà ancora al centro degli eventi di questo mondo. Il futuro di intervento umanitario è un futuro, diciamo, di organizzazioni che sono in grado non semplicemente di scrivere bene i progetti, non semplicemente di mettere in campo le adeguate professionalità, come ovviamente è fondamentale, ma di organizzazioni che sanno unire questo livello di professionalità, di progettualità, di capacità di intervento con un livello di mobilitazione dal basso, popolare, di fare rete, di capacità, diciamo, di auto-organizzazione, di autofinanziamento, che è poi la realtà che l'ICS in qualche modo interpreta. Tema su cui secondo me abbiamo delle potenzialità e stiamo sviluppando delle potenzialità rispetto all'estero è legato ai fenomeni migratori, sia rispetto al lavoro sul traffico di esseri umani, abbiamo cominciato a fare cose sulla prevenzione del traffico, sulla reintegrazione delle vittime. E riuscire a capire come ICS possa operare effettivamente in maniera costruttiva qui e là, cioè qui in Italia e là nei paesi dove ICS è presente all'estero. Un settore su cui abbiamo delle cose da dire è tutto il settore di formazione e di sostegno alle associazioni locali nei paesi dell'est europeo per il lavoro con i rifugiati. Questo perché abbiamo da spendere un'esperienza estremamente unica e particolare, che è il lavoro che abbiamo fatto con i rifugiati in Italia. Continuare a intervenire sui temi del diritto d'asilo, appunto, nei quali sul quale non c'è nessuna garanzia, assolutamente nessuna garanzia. Noi abbiamo a che fare con degli associati che hanno un'eterogeneità al loro interno non da poco, cioè abbiamo a che fare con associazioni grandi, nazionali, e con associazioni territoriali molto piccole. E quindi la domanda che loro rivolgono all'ICS, cioè perché loro stanno nell'ICS, il motivo per il quale loro hanno deciso di fare parte di questo consorzio, è molto diversa. Non sono di quelle e di quelli che chiedono il ritorno alla purezza delle origini, perché questo non mi pare possibile. Penso che ICS debba comunque
connettersi, relazionarsi, come per esempio ultimamente ha fatto in occasione della guerra in Iraq con altri soggetti. Il CS dovrebbe servire, deve servire a rendere possibile, ecco, la mobilitazione non solo strettamente solidaristica, ma anche politica, la mobilitazione nelle nostre realtà italiane, e dentro la mobilitazione offrire le possibilità concrete di intervento là dove appunto nascono problemi che senza un salto organizzativo questi sono impossibili da fare. Potrebbe anche diventare un European Consortium of Solidarity o un International, non lo so. Pensare in futuro di creare una rete più allargata in Europa di altri gruppi di soggetti che si ritrovano attorno a quelli che sono appunto i principi fondanti dell'ICS. Dalla Carta delle Nazioni Unite alla Costituzione italiana, credo che anche i principi contenuti nello Statuto di ICS sono ancora validi, parzialmente realizzati e quindi appunto utili come carta di lavoro per il futuro, insomma. L'ICS ha senso che ci sia se rappresenta questa visibilità di un pacifismo contro la guerra, contro una società di un certo tipo, per la costruzione di una società sostenibile. Giustizia, giustizia. Non possiamo che lavorare perché il mondo sia migliore di quello che è, anche se non lo sarà, un'alternativa non c'è.